Librando, libri in volo con Stefania Bellavista. L'Italia ha le carte in regola per uscire dalla crisi? L'autore del libro, protagonista della puntata di oggi di Librando, ne è certo. Benvenuti da Stefania Bellavista. Green Italy è il nuovo libro dell'onorevole Realacci, pubblicato per Chiare Lettere. A raccontarci del libro, ma non solo, abbiamo con noi l'autore, a cui va il nostro benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Raccontaci un po' qual è la direzione che la nostra Italia sta prendendo. Beh, più che quella che sta prendendo, quella che può prendere, anche perché ne ha tutte le risorse. Cerco nel Green Italy di parlare non solo delle cose che è necessario fare, come ovvio, per fronteggiare la crisi oggi, quindi il debito pubblico, la diseguaglianza nella distribuzione del reddito, la lotta contro l'illegalità, contro le ecomafie, contro una burocrazia spesso soffocante, ma anche cosa può mettere in moto le energie per un futuro possibile. E la tesi del libro, che viene poi provata dal racconto di 25 storie molto diverse le une dalle altre, di imprese grandi e piccole, di territori, di esperienze che vengono dalla società, e che l'Italia può affrontare la crisi e il futuro se mette a frutto i suoi talenti migliori. Da un lato, diciamo, la capacità di investire in innovazione, in qualità, in bellezza, di produrre, come diceva Carlo Maria Cipolla, l'ombra dei campanili, cose che piacciono al mondo; dall'altro le sfide del futuro, quindi la ricerca, la conoscenza, l'ambiente, la green economy. L'incrocio fra queste due cose produce già oggi una parte molto importante della nostra economia, ma soprattutto rappresenta un'idea di competitività, di società, di coesione, di Italia che sta in campo. Secondo te quali sono gli elementi cardini che proprio ci caratterizzano sia come Italia che come italiani, su cui dobbiamo puntare? Beh, noi da un lato dobbiamo fare quello che fanno tutti i paesi del mondo, appunto un forte investimento in innovazione, in ricerca, in conoscenza. Dobbiamo fare di più in questo campo. Dall'altro abbiamo delle caratteristiche che per come si è costruito il nostro paese nel corso dei secoli ci rendono per certi aspetti unici, in ogni caso diversi. La capacità dell'Italia nel corso dei secoli di produrre bellezza, di produrre qualità, di fare della flessibilità nella produzione un elemento di forza è una cosa che non dobbiamo perdere e dobbiamo in qualche maniera mettere a frutto. Le storie che racconto, anche quando parlano di imprese grandi, dalla chimica verde alle ceramiche, al tessile, al mobile, o di imprese più piccole, parlano sempre di un rapporto tra imprese e territorio, tra imprenditori e lavoratori, un rapporto in cui la creatività, la qualità, la bellezza svolgono un ruolo fondamentale. E molte volte noi facciamo fatica a leggere quest'Italia perché la guardiamo con occhi esterni, un po' dal satellite, non in un corpo a corpo. Quanti italiani sanno, per esempio, che una delle aziende leader nel campo dell'intrattenimento per bambini è il Rainbow, quella che per capirci produce le Winx, le fatine, è italiana, è marchigiana. Adesso le Winx si stanno impegnando molto sui temi ambientali. L'ultimo edificio realizzato per produrre le Winx è un edificio a consumo energetico zero, realizzato nelle Marche. Oppure che le camicie che il principe William ha indossato il giorno del suo matrimonio sono prodotte da uno straordinario giovane sarto di Ginosa di Puglia, che da Ginosa di Puglia esporta i suoi vestiti in tutto il mondo grazie a internet, grazie alla rete. Oppure che l'Italia è leader attualmente nei brevetti sulla chimica verde, cioè sulla chimica che deriva da materie vegetali. E possiamo continuare per tutte queste 25 storie che attraversano l'Italia dal nord al sud in tutti i settori. Ascoltandoti mi veniva in mente proprio che il perno fra le storie mi sembrerebbe essere la creatività che ha l'italiano, ed infatti poi è il plus che ci permette all'estero di prevalere su altri lavoratori. Tu ritieni che questa cosa sia giusta? Sì, la creatività, l'innovazione, ma anche la capacità di produrre bellezza, che affonda le radici anche in una cultura. Nei mesi scorsi è circolata una leggenda metropolitana, spero infondata, cioè che un ministro del precedente governo abbia detto che con la cultura non si mangia. Se l'ha detto, ha detto una cosa che è sbagliata in tutto il mondo, ma lo è in particolar modo in Italia. Perché in Italia in realtà è proprio questo retroterra che è fatto di storia, di natura, di cultura, di comunità che si riconoscono, che è la forza dei distretti, dei prodotti, della capacità dell'Italia di competere nel mondo. Io cito nel retro di copertina di questo libro un brano della
Costituzione senese del 1309, che non è un pezzo del passato, ma io penso una parte importante della sfida del nostro futuro, del futuro dell'economia del mondo in generale, ma in particolar modo di quella italiana. Dicevano i senesi nel 1309, in una bellissima Costituzione, il Costituto di Siena, che fu poi affissa in tutte le chiese, che era stata scritta in lingua volgare, anche se allora i giuristi scrivevano in latino, proprio perché tutti la potessero conoscere. E in questo Costituto di Siena ci sono tre righe che sembrano la sceneggiatura dell'affresco del Buon Governo di Lorenzetti, che fu dipinto 20-30 anni dopo. Dicevano i senesi: chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io lo trovo bellissimo. E chi governa deve avere a cuore la bellezza della città, è un concetto un po' diverso dalle sanatorie dell'abusivismo edilizio. Per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, in questo c'è molto, c'è l'accoglienza, c'è l'inclusione, c'è anche l'idea, che è molto italiana, che chi affascina ha una marcia in più. È vero nei prodotti, è vero nel turismo, è vero nell'Italian way of life. E poi per cosa questo? Per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. L'onore è un bene molto particolare, difficile misurarlo, impossibile comprarlo, ma è la base della buona economia, della prosperità e dell'accrescimento della città e dei cittadini. E l'onore, l'amore per la propria terra è una chiave che attraversa tutte queste storie. Per esempio, io racconto nel libro anche la storia di un piccolo comune del Cilento, Pollica, con un grande sindaco, Angelo Vassallo, che è stato assassinato per il suo impegno per l'ambiente e per la legalità, ma che aveva anche un sogno in gran parte realizzato, che oggi prosegue nell'attività dei nuovi amministratori, del nuovo sindaco di Pollica, quello di rendere prospero il suo territorio, di dare prosperità, come dicevano i senesi del 1300, anche ridandogli l'onore, ridandogli l'orgoglio di appartenere a quella terra e valorizzando i tanti talenti di quella terra, in questo caso un luogo del Cilento non notissimo, che poi però è riuscito a riscattarsi e a produrre un'economia forte. È un'idea anche dell'Italia, se vogliamo, orgogliosa, quella che io penso possa sfidare il futuro. Facendo un passo indietro e riallacciandomi al discorso che facevi legato all'ambiente, quindi l'ultimo edificio in cui vengono prodotte le Wings, che è fatto a impatto ambientale zero, ti volevo chiedere: parlare di ambiente in un periodo di crisi, secondo te si dovrebbe accantonare un attimo la questione ambiente a favore poi degli sviluppi? Beh, no, ma oggi se uno vuole competere deve investire proprio in quello. Abbiamo avuto un presidente del Consiglio, il precedente a Monti, per capirci, che aveva detto una frase parente del fatto che con la cultura non si mangia, e lui aveva detto a un certo punto che parlare di ambiente in un momento di crisi era come farsi la messa in piega quando si ha la polmonite. In realtà non è così, è vero il contrario. C'è un'indagine che viene ricordata nel libro, condotta dalla Fondazione Simbolo e da Union Camere, da cui risulta che circa un quarto delle imprese italiane negli ultimi anni hanno investito in green economy, il 24%, intendendo per green economy non solo ovviamente risparmio energetico, fonti rinnovabili, politiche ambientali, ma tutti quei processi. Citavamo le Wings, ma nel libro si racconta anche il caso delle ceramiche di Sassuolo, dei mobili di Valcuscine, del tessile di Miroglio, del vino, cioè tutti quei settori in cui un'innovazione di processo di prodotto che riduce i consumi energetici, che rende i prodotti migliori, più belli, più salubri, è una componente essenziale della competitività. Tant'è vero che questo 24% di imprese che appunto hanno investito in ambiente poi sono molto più forti nell'export, esportano il doppio delle altre imprese del settore, e sono quelle che hanno prodotto larga parte dei posti di lavoro l'anno scorso. L'anno scorso quasi il 40%, il 38% dei posti di lavoro prodotti in Italia, un po' più di 200.000 posti di lavoro, sono legati all'ambiente, sia nelle professioni più qualificate. Una delle imprese che è raccontata nel libro, la Power One di Terranova Bracciolini, un comune della provincia di Arezzo, sta assumendo 120 giovani ingegneri per appunto essere i migliori del mondo nel produrre inverter, una componente delle fonti rinnovabili, ma anche nell'artigianato, nei lavori più tradizionali, che cambiano appunto perché fanno della sfida ambientale un elemento per competere. Io ti ringrazio molto per essere stato con noi e per averci dato questa speranza. Voglio citarti un grande pensatore dei tempi attuali, Ligabue, che qualche tempo fa, nel presentare un suo disco, un'intervista mi pare sulla stampa, alla domanda
domanda su cosa pensava dell'Italia, lui dice: amo molto il nostro paese, mi dispiace vederlo trattato così, incapace di affrontare problemi che esistono da sempre. Era un'intervista precedente per capirci al governo Monti. E poi gli dicono: ma cosa bisogna fare? E lui mi disse: beh, provarci ed essere ottimisti. I miei amici mi dicono che è da sciocchi essere ottimisti, io rispondo che se non si è ottimisti si è già perso. Grazie mille. Buon lavoro. Arrivederci.